Antonio Stella, premio Masi 2012 per la civiltà veneta. Allora, siamo stati abituati in questi anni a pensare al nord-est come il regno dell'eccellenza, il traino dell'Italia, la locomotiva d'Italia con il suo sistema di piccole imprese, eccetera. È ancora così oppure questa cosa è diventata un elemento di sofferenza più che in altre zone d'Italia, secondo te? No, più che in altre zone d'Italia no, perché anzi i dati dicono che il Veneto reagisce anche meglio di altri. Però forse si soffre di più perché qui viene ammaccato anche, come dire, l'amor proprio, no? Cioè i veneti erano convinti di potersela fare comunque. I cinesi lavorano, noi lavoriamo di più. Gli altri inventano, noi inventiamo di più. Cioè c'era questa ganassite veneta che ha pensato di poter far fronte a qualsiasi crisi. E questa crisi ha colpito anche questo orgoglio veneto che in qualche caso era stupida superbia, diciamo. Okay. Senti, parliamo di politica. A livello nazionale, soprattutto poi al nord, si avverte da tempo, si è visto anche in consultazioni elettorali, ma i sondaggi lo dicono, che c'è una forte difficoltà nel centrodestra, allargato alla Lega, la compagine che ha vinto le precedenti elezioni, unita o divisa comunque sta zoppicando. L'impressione è invece che in Veneto ci sia ancora una forte tenuta, in particolare nei confronti del consenso, nei confronti del governo regionale e di Zaia in particolare. Secondo te perché avviene questo? Anche tra l'altro in una situazione in cui Zaia e la Lega in particolare sono dei forti critici nei confronti del governo Monti, mentre invece Monti sembra godere anche fra i nostri imprenditori, nelle nostre classi produttive del Veneto, di un certo consenso ancora. Ma io credo che i Veneti in genere siano molto poco ribelli. C'è stato lo sfogo, l'unica forma in qualche modo di ribellione è stato lo sfogo sulla Lega che c'è stato una ventina d'anni fa, però fu comunque uno sfogo dentro un certo tipo di sistema che restava comunque lì, no? Cioè, la Lega è subentrata alla Democrazia Cristiana, come è noto anche nei voti, certo. Ci sono i voti amanti su questo, insomma, ha scritto dei libri. E quindi non mi stupirei che sotto anche nel Veneto ci fosse un'insofferenza che però non sia ancora del tutto manifestata. Se le cose da noi vanno un po' meglio che dalle altre parti, per esempio questa è anche può essere una ragione, però credo che comunque anche nel Veneto la Lega pagherà gli scandali a livello nazionale. Si è liberata in fretta di Stifoni, questo è stata sicuramente una scelta abile politicamente fatta immediatamente, però comunque insomma rischia di pagare quello che è successo a livello nazionale. Ultima domanda, questi sono i giorni in cui si parla molto del caso Sallusti, ovviamente nessuno augura l'arresto per il collega, ma ha suscitato nell'opinione pubblica una certa impressione il fatto che tutti i giornalisti di destra o di sinistra si siano mobilitati in suo favore. Non abbiamo dato un po' l'impressione di essere a nostra volta una casta che richiede in qualche modo l'impunità anche per la diffamazione? Assolutamente sì, è verissimo quello che dici. Devo dire che ha fatto impressione soprattutto vedere alcune prese di posizione, perché allora lì ci sono due aspetti della cosa. La prima, il direttore è vero che non può vedere tutti i pezzi, questo è fuori discussione, però qui c'è un direttore che non ha visto un pezzo in prima pagina particolarmente violento, scritto da qualcuno che teoricamente non poteva scrivere, quindi la questione è un po' più complicata. Resta il fatto che probabilmente lì c'è qualcosa di sbagliato, e cioè, nella legge, e cioè che credo che in ogni caso anche gli errori fatti in malafede, come credo sia stato in questo caso, possano essere puniti però in modo alternativo alla galera, perché uno vada in galera per non aver vigilato su
qualcosa che ha scritto un altro è inaccettabile. Quanto alla posizione di Renato Farina, non posso che essere d'accordo con Vittorio Feltri, che lo conosce meglio di me, cioè si è comportato in un modo assolutamente inaccettabile, perché se Renato Farina fosse uscito subito allo scoperto, e tra l'altro era anche coperto dall'immunità parlamentare, Saluti avrebbe avuto molte meno grane. Se poi Saluti non si fosse intestardito nel volerla avere vinta a tutti i costi su una cosa su cui il giornale aveva torto, oggi non saremmo qua a fare questi discorsi. Comunque,